siamo un comune che dal 1996 abbiamo iniziato a fare la raccolta differenziata. Prima si faceva soltanto per le attività imprenditoriali, per i commercianti, per gli artigiani. Poi dal 2004 abbiamo pensato di iniziare a fare il porta a porta, cioè abbiamo tolto i cassonetti dal centro storico e passo all'operatore per ritirarlo. Tutto questo percorso si portava avanti prima con l'ausilio dei furgoni. Mi è venuta l'idea di poter sostituire i furgoni, che sono rumorosi, che fanno puzza, che sono inquinanti, con degli animali. L'idea è quella, è stata subito quella di coinvolgere gli asini, perché sono nella nostra tradizione contadina. Siamo partiti nel 97 con un progetto che prevedeva lo spazzamento delle vie del centro urbano utilizzando proprio persone che avevano questo tipo di problematiche, quindi alcolisti, ex tossicodipendenti e persone seguite dalla salute mentale. Il rapporto che nasce fra l'operatore e l'animale è stato un rapporto molto bello. Addirittura sono gelosi, l'operatore è geloso del proprio animale, va? Perché quasi preferisce prendere sempre lo stesso. La cosa bella è che sul piano culturale la stampa internazionale l'ha apprezzato questo. Siamo riusciti a dare un'immagine diversa di questa terra, della terra di Sicilia. La terra di Sicilia che è passata sempre per la violenza, per la questione della mafia, invece oggi viene presa ad esempio da tutto il mondo perché abbiamo messo in campo una buona pratica.